Ciao gamer! Ciao. Oggi parliamo del merchandising e gadgetizing. Mr. Gadgetron. Aspetta. Gadget. Bubu Gadget. Cioè. No, era Gogo. Non mi ricordo più com'era il. Ma mi ricordo il. Come si chiama quello di Ratchet? La Gadgetron. Era la Gadgetron. La Gadgetron, sì, no, io stavo pensando al tipo. Eh sì, ma non mi ricordo, era qualcosa Bubu. Bubu. Vabbè, insomma. Siamo al delirio perché è la seconda puntata che facciamo oggi, quindi. Esattamente. Merchandising allora. Pokémon. Allora, me li sono scritti come sempre perché la memoria fa ribrezzo a chiunque. Allora, al terzo posto ci metto il Substitute Plush. Splash, no, non so dire, insomma, parliamo in italiano. Perché dobbiamo sempre fare i fighi che parlano in inglese? Non serve. Il peluche del sostituto, che è di una figaggine assoluta, secondo me, e quello ce l'ho anche. Ce l'ho anche, penso che sia anche costato decisamente troppo. Decisamente troppo, questo è importante. Però sono quelle cose in fiere che tipo tu gli chiedi: scusi, quanto costa? Ah, allora aspetti un attimo che qua lo compro. Funziona un po' così con quelle cose là, quindi. E sono felicissimo di avercelo. Esatto. Terzo posto per me. Allora, io parlo solamente di gadget venduti nel Poké Center. Eh beh, anche quello là era Poké Center. Vabbè, sì, ok. Terzo posto, gli scaffali di Plush. Proprio gli. Vorrei intero... gli scaffali a casa mia. Deve essere una particolare esperienza trovarsi lì con tipo. Io penso che la prima cosa che farei sarebbe prendere gli scaffali proprio, buttarli dentro una piscina e buttarmi dentro i plush. Oddio. E nuotarne i plush. Oddio. Questa cosa è geniale. E fare splash con i plush. No, comunque mi è venuto in mente questa immagine tipo di noi al Poké Center con, no, oltre a quello, con il carrellino e tipo bellissimo dovrebbe essere. Allora, secondo posto ci metto le Pokéball realistiche, che erano delle cose che Oddio, si potevano sì. comprare online qualche anno fa. Non sì. si possono più comprare online. Alla bellezza di tanti soldi punto. Costavano intorno ai $150 l'una, ma erano di una bellezza incredibile. Anche i materiali erano bellissimi. Li faceva un americano proprio a mano, era un artigiano. Però poi ha smesso, quindi boh, forse gli costava troppo, forse non ne valeva la pena. Non lo so, però erano davvero belle. Adesso non so se riusciamo a trovare qualche immagine su internet, penso di sì. Vai! Secondo posto, le Pokémon Sora. Dico Sora perché i giapponesi non sanno dirlo. Soda e... Esistono il Pokémon Soda? Sì. E i ramen pokémonosi. Aspetta che apro un'immagine per Android. No, tu non intendi ramen pokémon... No, sì, ok, sì. Va bene. Questa è la soda e poi c'è il ramen. Ma tu intendi ramen... Descrivimi quello che intendi. Che forse le scatolette di ramen già pronto da buttarsi l'acqua dentro di Pokémon. Ah. Vendute no. dal Pokémon Center. Pensavo Center. Tu intendessi di più bello... Le vaschette, quelle di cui non sto ricordando il nome, quelle cose giapponese. Pento. Bento. Bento. Che li fanno bellissimi quelli. Invece no, il ramen. No, ramen. È buono il ramen. No, vabbè, sì, ma insomma, cioè, alla fine, come fai a fare un ramen di Pokémon? O ci metti carne di Pokémon dentro? Oppure ci metti l'adesivo fuori? Entrambi. Oppure ci metti l'adesivo dentro? Allora, primo posto. Io ci volevo mettere il cappello di Mudkip. Questa storia del cappello di Mudkip. Però il problema è che io voglio superare questa cosa brutta della mia vita. Quindi non è mai esistito allora, il cappello di Mudkip. Allora, quando siamo stati a Lucca, il primo giorno lui ha visto il cappello di Mudkip. Era ovunque, io mi ricordo, perché stavamo girando le bancarelle. Era ovunque. Antonio alla fine della giornata ha detto: non so, forse domani me lo prendo. Ma perché costa tutto troppo? Poi, è il problema. Dal giorno dopo è andato a cercarselo per tutti i giorni della fiera. Non ne ha trovato manco sì, ma comunque sono anche un incretinito. Perché cioè ogni volta, ogni anno che vado a una fiera vedo sempre una cosa che mi piace. Domani me la compro. Domani me la compro e non c'è mai. E ci casco sempre. Cioè mi succede prima con un gioco, poi con quello, con quell'altro. E vabbè. Però vabbè. Quindi al primo posto non ci metto quello, ci voglio invece mettere il cappuccio di Jolteon. Però attenzione, fermi tutti, sappiamo tutti quanti che è terrificante quello del Pokémon Center. Però io ho visto, perché Antonio ne sa sempre una più di tutti, non è vero, i cappelli di Jolteon fatti da una tipa su DeviantArt. Insomma, fa questi cosi molto bellissimi. Sì, che costano 20 miliardi di euro l'uno. Ma in realtà per un americano non costava neanche tanto, cioè con $40 te la cavavi.
Però il problema è che questi cosi non sono... Io intanto non vivo in America, questo è il primo problema. Secondo problema è che questa non li fa più. Cioè, io anche, gli ho anche scritto e lei mi ha detto no, non li faccio più, quindi esistono nelle immagini. Ma io me li sento addosso. E quello del Pokémon Center è brutto, sì, come Jolten. Terrificante. Ce l'ho, però è bruttissimo. Vai! Primo posto, Pikazard. Oddio, ma sta... Allora, ragazzi, è troppo cute. Stanno andando un sacco queste cose ultimamente. I Pokémon con la felpa. I Pokémon con la felpa. In questo Pokemon. Caso, Pikachu con la felpa di Charizard. Fanart della settimana di Matteo Mattia Petrillo. Mi sono già dimenticato perché mi è appena crashata l'app. Quindi, Anto Cabaret. Anto Cabaret. Sto intrattenimento. Matteo Petrillo che ci manda. Nella pista della Wii facevano così, ragazzi. Ci mandò in un passato molto remoto, cioè il 29 dicembre 2015, un fanart che non ho più trovato nella vita. Dovevo farla vedere su Pokégamers, ma non l'ho trovato adesso. Allora, io sono in stile Dragon Ball con Pro. Tipo Matrix, Pokémonoso. Non frega niente. Tu invece sei lì, light, così, con i sushi dietro. Cioè, vittoria. È più figo il mio. Comunque, allora, andiamo. Non abbiamo ovviamente i commenti perché, cioè, non si può. Perché siamo in un warp temporale. La domanda di oggi. Il tuo gadget preferito. Comprato o non comprato? Comunque quello era GoGo Gadget, sì. Sì. Vabbè, quindi faccelo sapere qui sotto nei commenti. Leggeremo le risposte la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Condividi il canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao, gamer. Ciao.